Ciao amici e ciao amiche, oggi finalmente vi faccio vedere come faccio l'ennè in due passaggi, quindi oggi ci dedichiamo completamente alla rubrica Diario di una riccia. È da tanto tempo che mi chiedete come si realizza il doppio passaggio con l'henné, che è la tecnica, diciamo, che garantisce una copertura al 99% dei capelli bianchi. Quindi, come vi ho già spiegato in un video precedente che vi metto qua nelle info, non è sufficiente fare un solo passaggio con delle polveri coloranti, come per esempio l'indigo, il katam o qualsiasi polvere voi scegliate, per coprire i capelli bianchi, specialmente se ne avete tanti. Quindi oggi vi faccio vedere come si articola il procedimento e io parto con dei capelli che sono già lavati e asciugati. Il mio consiglio è quello di lavare sempre i capelli anche con uno shampoo leggero in modo che l'henné possa aggrapparsi bene al capello, perché se abbiamo dei capelli sporchi o comunque utilizziamo tanti prodotti per lo styling sul capello si è già formata come una guaina e l'henné magari fa fatica appunto ad attaccare. Quindi capelli lavati, asciutti o bagnati a vostra discrezione, se soffrite di cervicale asciugateli e partiamo subito. Andiamo ad effettuare subito il primo passaggio con la lausonia, quindi questo è molto importante, bisogna fare una prima stesura, diciamo, dell'henné semplicemente con la lausonia in hermis. La lausonia in hermis è l'henné vero e proprio. Io vi straconsiglio questo qua che si chiama Jamila ed è l'henné per capelli che si trova su Zen Store. Se lo volete acquistare fate attenzione perché di Jamila ce ne sono due tipi, uno body, quindi per il corpo, e l'altro per i capelli, quindi mi raccomando acquistate quello per i capelli. Io lo trovo il migliore perché non cola, non fa grumi, si stende che è una meraviglia. Oggi però non ho utilizzato questo perché me ne è rimasto pochissimo, ma ne ho utilizzato un altro sempre acquistato su Zen Store. Quello che ho utilizzato oggi è questo qua, è il più Pure Colorful Henné Karishma Henna. Ho letto recensioni molto positive e quindi ho voluto acquistare anche questo per provare, per vedere se magari ci sono dei tipi che hanno la stessa resa appunto del Jamila, però il Jamila rimane il mio preferito in assoluto. Ora partiamo appunto, cominciamo a stendere questa prima passata di Jamila di Henné. Vi ricordo sempre perché in tante ogni volta mi chiedete, ma l'henné colorato? Allora, l'henné è solo uno ed è il Lausonia in Hermis, che è questo qua, e che dona riflessi rosso ramati, rosso caldi. Tutte le altre, indigo, katam, robbia, campeggio, mallo di noce, sono solamente delle erbette ayurvediche tintorie, però l'henné vero e proprio è questo, e senza di questo, nei vostri impacchi con appunto le erbette tintorie, il colore non attaccherà i capelli. Potrete avere dei riflessi, ma non avrete la copertura totale del capello. Bene, allora cominciamo. Vi suggerisco di mettervi dei guanti per non macchiarvi le mani e di coprirvi con un asciugamano o comunque di utilizzare dei vestiti vecchi che utilizzate per stare in casa che non vi interessa si sporchino perché comunque con l'henné ci si sporca e di munirvi di un pennello per tinta. In questo modo applicheremo più facilmente l'henné. Adesso io vi faccio vedere l'inizio, poi ovviamente non vi filmo tutto perché l'intero procedimento col doppio passaggio un po' lungo, altrimenti varrebbe un video troppo lungo e anche voi alla fine vi stufereste. Allora, mi sono fermata un attimo per farvi vedere un pochino come lo sto applicando e sezionando, perché all'inizio, in mezzo a tutta la massa di capelli, non si capiva niente. In pratica sono partita da una prima ciocca centrale che ho cominciato a coprire di henné sia nella parte davanti che dietro, poi la ricoprite lungo tutta la lunghezza fino alle punte, la ciocca del capello, e ho cominciato arrotolandola su se stessa al centro della testa. Poi ho cominciato a prelevare altre ciocche di lato e stesso procedimento.
appunto coprite bene la radice nella parte davanti, nella parte di dietro, poi spargete lungo le lunghezze fino ad arrivare alle punte, massaggiate anche un pochettino l'enne, dopo prendete la ciocca e la arrotolate sulla prima e continuate così, in modo che pian piano che voi coprite i capelli, quelli ennati sono qua sopra e non vi danno fastidio, e andate a raccogliere solamente quelli che ancora hanno bisogno di enne. Quindi continuate così fino alla fine. Direi che tutto sommato questo è il risultato che dovreste ottenere. Siate clementi con me, perché vi assicuro che applicarsi l'enne da sole non è facile e ve ne renderete conto. Quindi se c'è qualcuno che vi può aiutare, fategli una statua monumentale. E secondo, applicare l'enne mentre si fa un video su YouTube è ancora più difficile, quindi voi assicuratevi di aver coperto bene ogni parte dei vostri capelli. Se avete tanti capelli bianchi, questo passaggio è necessario farlo. Adesso ci incuffettiamo così e dobbiamo tenere l'enne al calduccio per tipo un'oretta e mezza, due, in modo da agire. Io andrò di cuffia termica, che mi permetterà di risparmiare un sacco di tempo, quindi anziché tenerlo un'ora e mezza, due, posso tenerlo un'ora e un quarto. E voi, se non avete la cuffia termica, potete mettervi appunto un berrettino di lana, insomma qualcosa che eviti che si secchi tutto quanto qua sotto. E niente, ci rivediamo appunto dopo a capelli già lavati, perché dopo trascorse appunto le due ore o l'ora e mezza andiamo di nuovo a lavare i capelli, cioè a sciacquarli solamente con l'acqua, a rimuovere tutto, e ci vediamo per la seconda applicazione, questa volta con le erbe appunto colorate. Ragazze, eccoci tornate per il secondo passaggio. Io ho rimosso l'enne, ho asciugato un po' i capelli, nel frattempo ho anche mangiato, quindi non c'è bisogno di fare le due cose subito una dopo l'altra. Potete fare anche il primo passaggio la mattina e il secondo passaggio il pomeriggio, oppure potete fare il primo passaggio un giorno e il secondo passaggio il giorno dopo. Io preferisco fare tutto in un giorno unico, così sporco una volta e basta il bagno. E vi farò vedere da vicino alcuni capellini bianchi che io ho qui nella zona proprio davanti. Dopo il primo passaggio non sono più bianchi ma sono arancionini, quindi questo è il compito proprio della lausonia, quello di coprire il capello bianco facendolo virare verso un colore arancione, un rosso freddo, applicando poi in seguito le nostre erbe tintorie, quel arancione prenderà il colore delle erbe che avete scelto. Io ho preparato qua il mio mix di erbe tintorie. Non chiedetemi consigli specifici su che piante usare per ottenere un determinato colore, a meno che non abbiate un colore di capelli simile al mio e non vogliate raggiungere dei riflessi rosso freddi come il mio, verso il viola, verso il prugna, perché primo non sono un'esperta di enne, quindi più che altro sono qua per darvi dei consigli di base su come si usa, su come si utilizza. Per quanto riguarda le colorazioni invece è uno sperimentare continuo, quindi bisogna un attimino informarsi. Ovvio, se siete bionde non è che potete diventare così nere, bisogna un attimino informarsi su quali sono magari le piante tintorie più adatte alla nostra tonalità di capello e soprattutto capire a che colore si vuole arrivare e cominciare a sperimentare. Quindi io adesso faccio il secondo passaggio e poi lasciamo di nuovo in posa due orette e mezza, massimo tre se non avete la cuffia termica, altrimenti anche un'ora e mezza, un'ora e tre quarti sarà sufficiente con la cuffia termica. Eccoci ragazze, il risultato del giorno dopo. Ieri sera ho finito talmente tardi che con la luce che c'era ho pensato non valesse la pena e farvi vedere il risultato finale. Allora, non abbiate paura se dopo aver fatto l'enne i capelli risultano un po' secchini, un po' condizionati, non sono magari belli voluminosi come li avete di solito. È normale, è l'effetto post enne. Vedrete che con il primo lavaggio che farete il vostro capello poi tornerà come al solito. Un consiglio che vi do è quello di non lavare i capelli per 24, massimo 48 ore, perché in questo lasso di tempo l'enne continua a ossidare sui capelli e quindi piano piano raggiungerà il colore, diciamo, definitivo. Dopo vi faccio vedere da vicino quei capellini bianchi che io ho qui davanti, vi faccio vedere di che colore
sono diventati, non sono più arancioni, ma sono diventati appunto di un rossiccio, di un violaceo. E se voi avete utilizzato del catamo, dell'indigo, che quindi sono colori sul castano e sul nero, il vostro capello bianco risulterà appunto su un colore castano scuro molto intenso. Questo per farvi capire il potere appunto della Lausonian Hermes e perché è necessario fare due passaggi per coprire completamente i capelli bianchi. Altro consiglio che vi do: se avete pochissimi capelli bianchi, potete fare solo una volta il doppio passaggio, come lo abbiamo effettuato oggi noi, e poi le volte dopo andare solamente di stratificazione, quindi abolire il doppio passaggio e fare un unico passaggio con le erbe tintorie che avete scelto. Questo perché i vostri capelli bianchi oramai sono appunto stati coperti e grazie alla stratificazione, con il passare del tempo, si coloreranno completamente del colore che avete scelto appunto di utilizzare con le vostre erbe tintorie. Per quanto riguarda il colore, personalmente sono molto contenta di questo primo esperimento che ho fatto con il legno di campeggio, l'alcanna. Come vi ho detto, è la prima volta che utilizzavo queste polveri, queste miscele, per virare verso un color prugna, un color viola. Ovviamente ci vuole tanta pazienza, ci vogliono tante applicazioni e tanta stratificazione, però vi assicuro che sotto la luce io vedo benissimo la differenza. Il mio capello ha già veramente cambiato tantissimo tonalità e il bello appunto dell'henné è che, continuando a sperimentare, ogni volta si possono ottenere dei risultati diversi. Io vi mando un bacio e se avete appunto info da chiedere, scrivete tutto sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao bellezze!